Carignano del Sulcis Superiore DOC Gavino 2016 di Cantina Mesa. Buongiorno a tutti e bentornati a un nuovo appuntamento con Ripartiamo dal Vino. Quest'oggi ci spostiamo in Sardegna, in questa stagione estiva, alla scoperta di uno dei vini rossi più importanti di quest'isola e in Italia, il Carignano del Sulcis, una varietà autoctona Bacca Rossa, il Carignano, che ha origini antichissime. Infatti l'origine più accreditata ritrova le sue origini dagli antichi fenici che importarono sull'isola proprio questa varietà, ancora prima dei greci. Infatti, oggi scopriamo questa varietà con il vino Gavino, il Carignano del Sulcis Superiore 2016 della Cantina Mesa, che prende proprio il nome dal patron Gavino Sanna, il grande pubblicitario che decide di intraprendere la carriera nella viticoltura e nell'enologia, creando grandissimi vini ormai conosciuti in tutta Italia e in tutto il mondo. Oggi qui con il suo Carignano del Sulcis Superiore andiamo a scoprire proprio il Carignano, questa varietà a bacca rossa che nelle sue corde ha una grandissima potenza, una grandissima eleganza, ma soprattutto una longevità incredibile. Quindi andiamo subito a vedere cosa ha da dirci il calice. Ricordiamo Gavino, che prende proprio il nome dal proprietario della cantina, Gavino Sanna, orgoglioso, come ci dice nel retroetichetta, di essere sardo e di portare in giro per il mondo l'orgoglio sardo e la qualità dei prodotti della Sardegna. Vediamo subito come si presenta ai nostri occhi con questo colore rosso rubino intenso con dei riflessi rubino brillante, un naso molto intenso di frutta rossa che si alterna a note speziate, alternate a note di sottobosco, di muschio. Al palato ha un ingresso molto morbido, con dei tannini decisi, ma molto vellutati, con una bellissima freschezza, acidità, ma soprattutto questi aromi di frutta rossa e frutta nera che vanno ad alternarsi e vanno a arricchire il palato con una piacevolezza e una lunga persistenza. Un vino da consumarsi anche a una temperatura leggermente più bassa in questa stagione calda, da abbinare molto bene a piatti a base di carne, come può essere un cinghiale, un cervo, ma perché no, anche a formaggi stagionati. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi aspetto al prossimo appuntamento, ripartiamo dal vino.